Radio 3 Mondo. The United States condemns in strongest terms the violence that's taking place there. And ultimately our interest is to make sure that the Ukrainian people can express their own desires. And we believe that a large majority of Ukrainians are interested in Condanniamo con termini, con parole forti quanto sta accadendo in Ucraina e pensiamo che il popolo di quel paese debba esprimersi e trovare liberamente il modo per esprimersi. È il presidente Obama a parlare, ascoltiamolo ancora dal Messico. Barack Obama parlava dal Messico, si riferiva naturalmente alla crisi in corso in Ucraina. Buongiorno da Anna Maria Giordano, benvenuti all'ascolto di Radio 3 Mondo e ancora la capitale del paese del Caucaso al centro del nostro approfondimento, così come è stata al centro di buona parte delle pagine lette stamattina da Luigi Spinola durante la rassegna della stampa estera alle 6.50 in onda come ogni giorno, e le agenzie aggiornano i numeri che sono sempre più spaventosi. Il bilancio della mattinata parlava di 17 vittime, ma Kiev Post riferisce che le vittime sarebbero 35. Intanto è in corso l'incontro con del presidente ucraino Yanukovych con i ministri degli esteri di Polonia, Francia e Germania. In un primo momento le agenzie avevano scritto che non si sarebbe tenuto. Un'altra notizia parla di palazzo del governo evacuato e naturalmente ancora di piazza in fiamme. Abbiamo deciso di ascoltare insieme le parole di Barack Obama per andare a capire ancora una volta qual è il risvolto internazionale di questa crisi, quali sono gli attori che possono giocare una parte. Io saluto e ringrazio moltissimo per essere con noi stamattina James Hansen, buongiorno. Buongiorno, James. Grazie ancora. James Hansen, direttore della rivista East. Noi stamattina, tra le pagine lette, abbiamo incluso anche quelle in cui si parla di un nuovo confronto tra Obama e Putin, di un nuovo gioco, tra virgolette, sulla scacchiera internazionale dopo la crisi siriana, adesso le due superpotenze alle prese con la crisi in Ucraina. Qual è la sua valutazione, il suo punto di vista e anche in particolare quello di un analista americano? Ecco, qual è la sua considerazione oggi? Beh, non c'è dubbio l'espressione di preoccupazione da parte del presidente Obama, il mio presidente, precisiamo, è senz'altro molto forte. Richiama la necessità di tracciare una linea, questo è un linguaggio un po' già sentito, e dice che vi saranno conseguenze se i responsabili superano quel limite. Probabilmente c'è in corso un esercizio un po' agitato a Washington per cercare di capire quali potranno essere queste conseguenze, perché Barack Obama ha due problemi. Uno è che l'Ucraina condivide un lungo confine con la Russia, il punto è che non è pensabile il solito embargo o queste cose, perché vorrebbe dire semplicemente spingere l'Ucraina ancora più tra le braccia della Russia. L'altro problema suo è interno. Gli americani come popolo a malapena sanno dov'è questo paese e il livello di interesse per andarsi in qualche modo impegolare anche da quelle parti è un po' limitato, temo. Dovrà spiegarsi. James Hansen, sentivamo dalle parole stesse del presidente fare riferimento alla autodeterminazione, diciamo così, del popolo ucraino, no? I mezzi devono essere quelli del popolo stesso, insomma è un po' come dire accogliere, ecco, non accettare il fatto che la crisi venga gestita anche dal punto di vista militare dal Cremlino. Questo insomma rende le cose più difficili. Le ultime dichiarazioni che arrivano da Mosca sono che il prestito non si blocca, quei 2 miliardi che sono partiti
rimangono lì, anche se ci si augura che la situazione torni alla calma e si parla di una normalizzazione che ci si augura. Non si capisce come nel frattempo a Bruxelles oggi ci dovrebbe essere, ieri abbiamo parlato di quello che potrebbe accadere in sede europea, c'è la possibilità che venga deciso un pacchetto di sanzioni individuali contro esponenti ucraini e ancora una volta un appello a Yanukovych perché indica delle elezioni. Questa Unione Europea è quella che è stata, che è forse tuttora nel mirino americano e dobbiamo necessariamente ricordare oggi la infelice battuta di Victoria Nuland, no, sul ruolo dell'Unione Europea e su quanto forse gli Stati Uniti siano infastiditi dal come questa Unione Europea gestisce o non gestisce una crisi che è nel cortile di casa, come direste voi. Sì, a Washington ci sarà un certo senso di déjà vu, gli ricorderà molto questa situazione, quella nei Balcani, dove gli americani alla fine si sono fatti trascinare verso una soluzione, non volendo assolutamente intervenire, ritenendolo un problema che dovesse essere risolto a livello europeo. Il problema con l'autodeterminazione dei popoli è che i popoli stessi devono essere d'accordo. È uno dei problemi nella situazione in Ucraina è che il paese stesso sembra abbastanza diviso, il paese, la parte occidentale dell'Ucraina è sicuramente filo occidentale e pare di capire che la parte invece più a est più filo russo e quindi ci sono tutte le presupposte per immaginare una sorta di divisione se non altro politico del paese in qualche modo alla vista di eventuali scelte referendarie e cose del genere. Difficile immaginare come possa essere realmente ricomposta a breve la situazione che si è creata. Lei cosa pensa però di quella battuta di Victoria Nuland che puntava il dito, ecco, su una Unione Europea inutile? Ecco, dica qualcosa, sì, oggi insomma, certo con i fatti che stanno accadendo, ma anche una valutazione sul comportamento. Ma la critica in generale non è nuova, il fatto è che l'Unione Europea è dal punto di vista della potenza che esprime sul piano mondiale è un work in progress, non è un paese, quindi ha difficoltà di parlare fortemente con una sola voce, ci sono interessi divergenti anche tra i paesi europei e c'è anche una sorta di tradizione di cautela proprio per questi motivi da Bruxelles che tende a far sì che tentino di risolvere le cose con le chiacchiere anziché con le azioni e questa cosa in passato ha creato qualche imbarazzo per gli americani chiamati a fare i garanti di situazioni dove non volevano esserci. È certamente una prova quella diplomatica, quella di sapersi comportare come una sorta di potenza unitaria per l'Unione Europea e viene messo proprio sul palco del mondo in questa situazione qui che fondamentalmente è un problema che dovrà essere gestito non dagli americani ma dagli europei. Grazie, grazie infinite per averci espresso un punto di vista, definiamolo americano, ecco, grazie mille, buon lavoro. Grazie, buongiorno. James Hansen, direttore di East, Stati Uniti, Russia, Ucraina, continueremo a seguire quanto accade nella capitale del paese e il bollettino di guerra che ci arriva di ora in ora. E per ora vi ricordo il numero di telefono a cui mandare un sms se volete questo prima di andare in Africa, 335-5634-296. Thank you.
Era l'entrée des quatre saisons de Les plaisirs de l'île enchantée di Jean-Baptiste Lully, a eseguire la Sinfonie du Marais, e dicevamo l'Africa la nostra prossima meta per seguire le tracce della nuova politica commerciale, delle nuove strategie di marketing delle multinazionali del tabacco, quelle che chiamiamo, che vengono chiamate Big Tobacco. Sul Corriere Internazionale giorni fa, e avevamo inserito l'articolo nella rassegna dei settimanali stranieri che va in onda ogni domenica a Radio Tremondo, un articolo che fa vedere cosa sta accadendo nel continente, in un continente in cui poche regole, poche leggi, pochi stati che hanno firmato la convenzione dell'OMS per la lotta antitabacco rendono il lavoro delle multinazionali facile, un lavoro che in Occidente è diventato sempre più difficile. Io saluto Chiara Di Girolamo, buongiorno. Buongiorno. Del Centro di Salute Internazionale di Bologna, perché su queste situazioni quell'osservatorio è molto attivo e ha un occhio molto vigile. E allora l'articolo parlava di politiche molto aggressive nei confronti di probabili futuri fumatori molto giovani. Sono migliaia, un po' meno di 100.000 i ragazzi che cominciano a fumare ogni anno, e la maggior parte di questi si trova proprio nel continente africano. C'è una politica basata sull'offerta di pacchetti di sigarette con più piccoli, con un prezzo inferiore, con dei nomi molto accattivanti. C'è una politica di pubblicità attraverso il lavoro di ragazze che offrono nei locali sigarette, eccetera. Che cosa sta succedendo nel continente africano che noi, ecco, non stiamo vedendo in questo momento? Da noi le multinazionali hanno campo ormai molto poco libero, ma lì invece? Esatto, proprio stando anche agli ultimi dati che sono usciti qualche giorno fa sull'Lancet, che è un'autorevole rivista medica, è proprio nei paesi a basso e medio reddito dove si concentra circa l'80% del miliardo, del numero stimato di un miliardo di fumatori, e molti sono anche appunto dei giovani, come riporta l'articolo. Diciamo che effettivamente negli ultimi anni il consumo di tabacco, di prodotti del tabacco, è andato a diminuire nei paesi ad alto reddito e invece è aumentato nei paesi a basso e medio reddito. E difatti l'OMS stessa ha definito questo l'uso del tabacco come un indicatore di disuguaglianze sociali, perché si è visto proprio che poi anche le conseguenze sulla salute, essendo appunto il tabacco uno dei fattori di rischio per quelle che vengono chiamate malattie croniche, quindi malattie cardiovascolari, malattie respiratorie, tumori, eccetera, affliggono proprio in maniera sproporzionata quelle che sono le fasce più svantaggiate di popolazione, tanto a livello delle singole nazioni quanto proprio a livello internazionale. Chiara Di Girolamo, cosa succede attualmente per contrastare questa situazione? La convenzione è stata firmata solo da pochissimi stati, da quali? E poi c'è un esempio, ecco, nell'articolo che avevamo letto c'era un esempio che veniva citato, che è quello del Sudafrica. Cosa succede in Sudafrica e cosa non succede negli altri paesi? Esatto, e la convenzione quadro sul controllo del tabacco che hai citato è effettivamente un trattato internazionale di salute pubblica unico nel suo genere, è l'unico trattato insomma che l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha prodotto in tal senso, che è stato approvato nel 2003 e è entrato in vigore nel 2005. Effettivamente diciamo che questo trattato contiene una serie di disposizioni e qualora il paese ratifichi questo trattato è invitato, essendo un trattato legalmente vincolante, a mettere in pratica tutta una serie di misure a protezione della sanità pubblica, della salute pubblica rispetto al tabacco. Per quanto riguarda i paesi africani, diciamo che molti paesi, la maggior parte dei paesi, hanno firmato e ratificato questo trattato. Soltanto tre paesi, l'Etiopia, il Marocco e il Mozambico, l'hanno firmato ma non ratificato. Tuttavia, diciamo che molti paesi nel continente africano si trovano ancora indietro nell'applicazione e poi quindi nella
nel far sì che questo trattato dalla ratifica diventi poi una legge nazionale. Proprio come cita l'articolo, soltanto 5 dei paesi africani hanno proibito l'uso del tabacco negli spazi pubblici e sia la pubblicità del tabacco e che sono alcune delle norme contenute proprio in questa convenzione quadro. Stiamo parlando di convenzioni, stiamo parlando di un'agenzia delle Nazioni Unite, stiamo parlando, diciamo, di forza di coazione molto relativa, molto debole, e quindi purtroppo temo che non possa essere solo una convenzione a ispirare, diciamo, le legislazioni nazionali. Non c'è, dal punto di vista culturale, voi non osservate nulla, voglio dire, qui da noi è chiaro, quello che è accaduto è anche stato frutto di un movimento di campagne di informazione, di campagne che arrivavano dal mondo della medicina, insomma, campagne scientifiche, è diventato una questione culturale, eccetera. Quindi anche lì, forse più che altrove, c'è da aspettarsi che la convenzione possa fare molto poco. Ecco, cosa invece si dovrebbe fare o si potrebbe fare? Allora, diciamo che questa convenzione è comunque uno strumento fondamentale, perché appunto dà il là agli stati per proteggersi da quelli che possiamo chiamare influssi impropri delle multinazionali sulle politiche sanitarie, e come ho detto è unica nel suo genere. Ad esempio non esistono convenzioni simili per far fronte a quelle che sono le ingerenze nelle politiche sanitarie da parte di Big Pharma, o quindi le industrie farmaceutiche, piuttosto che Big Food, quindi tutte quelle multinazionali che producono cibo e bevande gassate, eccetera. Sicuramente non è sufficiente da solo, e anche durante tutto l'iter di approvazione di questo trattato grande importanza ha rivestito la società civile, che effettivamente ha premuto e è stata anche il motore della produzione di un trattato che non fosse soltanto una delle deboli indicazioni, ma piuttosto un trattato forte, vincolante per gli stati. Vincolante, fermiamoci su questa parola, la speranza che in qualche modo divenga tale. Chiara Di Girolamo, io la ringrazio moltissimo per averci aiutato a capire cosa sta accadendo nel continente africano. Chiara Di Girolamo del Centro di Salute Internazionale di Bologna, grazie e buon lavoro. Grazie a voi. E ricordiamolo ancora una volta, i numeri da cui eravamo partiti sono questi, e cioè circa 100.000 nuovi fumatori al giorno, 100.000 giovani che cominciano a fumare, la maggior parte di questi si trova in Africa e viene attratto da un pacchetto di sigarette che si chiama Diplomat, High Society, Sportsman, Champion, insomma, nomi e vizi, tra virgolette, irresistibili per i ragazzi africani. Tra l'altro, un altro motivo che favorisce la diffusione del fumo è che da piccoli è molto più facile e semplice diventare dipendenti.